Ben ritrovati a Chiesa di Casa, a nuovo appuntamento anche questa settimana con una puntata un po' speciale. Parliamo di pastorale ma non lo facciamo questa volta passando in rassegna uno degli uffici. Di Curia, ma con alcune donne, appunto perché tra pochi giorni sarà la festa delle donne. E eh, con noi in studio c'è Maria Paola Negri, che è la presidentessa del CIF provinciale di Cremona, il Centro Italiano Femminile, con l'incarico anche di vicepresidente a livello eh, regionale. Sì. E, e poi collegata con noi dal Brasile, da Salvador de Bahia, dalla parrocchia di Gesù Cristo Risorto, gemellata con la diocesi di Cremona, c'è Gloria Manfredini. Ciao Gloria, eh, ben Ciao, ritrovata, eh, cremonese, educatrice, che sta vivendo un anno di missione come missionaria. Eh, laica, Fidei Donum, proprio inviata dalla eh, Chiesa cremonese in questa eh, parrocchia eh, dove è presente un sacerdote eh, cremonese, appunto con questo gemellaggio tra la nostra eh, Chiesa cremonese e eh, la Chiesa di Salvadora. Maria Paola, inizio eh, da te. Eh, la donna nella Chiesa, questo è un po' il tema che volevamo darci oggi, un tema impegnativo. Ah, okay. Eh, Papa Francesco ne sottolinea l'importanza e l'urgenza e qualcuno potrebbe dire era ora, però qualcun altro potrebbe dire, vabbè, ma la novità dov'è? Eh, donne sante, donne eh, dottori della Chiesa impegnate nel campo educativo, eh, formativo, eh, ne, nell'assistenza, ce ne sono sempre state e fior di donne, mi verrebbe da dire. Qual è la novità che ha portato Papa Francesco in, nei suoi interventi rispetto alla condizione femminile nella Chiesa? È una novità fondamentale secondo me e lo dico con le sue parole. È il discorso di Papa Francesco del 1 gennaio del 2022. Mentre le madri donano la vita e le donne custodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere le donne. Prosegue in questo discorso magnifico che andrebbe riletto proprio per l'8 marzo. Papa Bergoglio parla di sguardo inclusivo che supera le differenze e le divergenze. Mi piace sottolineare la sua accentuazione. La madre dona la vita, tutte le donne generano e custodiscono il creato. Credo che la novità sia proprio in questi due aspetti, riconoscere la femminilità in tutte le sue varianti e lo sguardo inclusivo che la donna riesce ad avere in ogni momento della sua vita. Gloria, chiedo anche a te un commento un po' a partire eh, da quanto eh, ci ha detto Maria Paola. Eh, e faccio un po' una provocazione, si parla tanto di eh, quote rosa. Eh, però forse mi viene da dire a volte eh, è quasi un'arma a doppio taglio, nel senso che eh, sì, ci mettiamo a posto la coscienza o la faccia perché la parità almeno sulla carta c'è, poi però. Ma eh, il problema è perché ci sono le quaterosa, non dovrebbero esserci le quote rosa, nel senso che dovrebbe essere normale il fatto di avere gruppi di persone che lavorano, indipendentemente dal fatto che siano uomini e donne. E questo cioè, non vuol dire che la donna non ci deve essere, ma non deve essere la discriminante. Ecco. Evidentemente, se, eh, sicuramente se sono state messe era perché si andava in una direzione sbagliata. Quindi, me, finché esistono le quote rosa, vuol dire che eh, non abbiamo raggiunto l'obiettivo, nel senso che, ripeto, forse per la mia esperienza personale, fortunatamente. Ho avuto poche volte eh, la sensazione di essere, tra virgolette, trattata, mh, passatemi il termine, come donna, in quanto donna. Cioè, dentro nella chiesa ero perché, avevo, non so, una competenza, ero un gruppo di lavoro. Forse sono stata fortunata io, non lo so, però, senza dubbio esistono realtà eh, dove magari si dice, vabbè... La parte femminile è quella che, tra virgolette, fa i lavori più. che si considerano, tra virgolette, più bassi. Eh. Grazie, Gloria. Eh, cioè, Se parla, non so. Sì, concordi. Sì, con sono quello assolutamente che... d'accordo. Aggiungerei un aspetto particolare. Eh, stiamo vivendo una situazione non solo nella Chiesa ma anche nella comunità europea in cui le cariche sembrano essere occupate dalle donne, ecco, al vertice diciamo così. In realtà poi quando arriviamo al potere decisionale penso ai capi di Stato europei, tra i 27 capi di Stato solo 4 sono donne. Quindi la strada da fare è ancora lunghissima e secondo me non passa attraverso una distribuzione in percentuale delle cariche. Parlavamo prima del CIF, il Centro Italiano eh, Femminile. Sì. Eh, dopo magari affrontiamo anche il tema eh, di una casa a Cremona, tutta dedicata un po' al femminile con sfaccettature diverse. La teniamo per dopo. Aiutaci un po' a capire che cos'è il CIF e qual è il suo certo. ruolo, l'impegno che ha. Allora, il Centro Italiano Femminile nasce in Italia, a Roma nel 1944. È un'intuizione felicissima. Guidata dall'allora Monsignor Montini, che raduna attorno a sé le rappresentanti delle diverse organizzazioni cattoliche. Ecco perché è centro, eh? le diverse rappresentanti dell'Azione Cattolica, della San Vincenzo, delle altre aggregazioni femminili, si ritrovano insieme. Il momento storico era determinante: si trattava di preparare le donne al voto. Ci sono voluti due anni, primo voto alle donne in Italia è del 1946. Però abbiamo lavorato tanto. Ad oggi il Centro Italiano Femminile è presente in tutti i capoluoghi di provincia in Italia, aderisce all'Organizzazione Internazionale delle Associazioni Femminili Cattoliche e svolge ancora, secondo noi, una funzione importante per la promozione della condizione della donna. Gloria, eh, chiedo a te, abbiamo sentito di parlare di promozione della donna. Eh, tu adesso stai vivendo un periodo eh, in Brasile, lì com'è la situazione? Eh, se c'è da fare un confronto con l'Italia, cosa ti viene da dire? Beh, insomma, salta, salta subito all'occhio che la condizione femminile rispetto all'Italia è, è messa peggio, soprattutto in una realtà come la favela. Eh, se, se devo pensare alla realtà femminile, la prima parola che mi viene è resilienza, una parola che magari va, va molto di moda in questo periodo, però qui eh, molto, cioè è, molto, è molto presente: nel senso che ehm, la figura della donna è ancora vista come, eh, non dico un oggetto, però quasi diciamo che lo sguardo maschile è, non, non, non valorizza la, la donna. Adesso poi magari io generalizzo, fortunatamente, come ho, ho scritto anche in qualche articolo precedentemente, ci sono delle eccezioni e per fortuna, perché poi dopo ci sono dei percorsi personali, eh, quando conosci comunque famiglie, persone, che vanno in controcorrente delle luci in mezzo a un sistema che ti sembra non abbia, come si dice, non abbia un cambiamento. Ecco, in realtà il cambiamento c'è, sembra nascosto, come in tut tutte le parti del mondo, quando uno arriva la prima cosa che gli salta all'occhio è il negativo. No? Eh, in realtà ci sono, ci sono persone che lavorano proprio per valorizzare la figura della donna soprattutto in situazioni di povertà, perché poi alla fine eh, non è che viene abbandonata, però deve tirarsi i figli, cercarsi un lavoro e, e convivere in una realtà dove la violenza è all'ordine okay. del giorno, che non è solo violenza sulle donne, ma violenza in generale. Ecco. Maria Paola, e qui in Italia com'è la situazione? <ride> Naturalmente verrebbe da dire molto meglio, ma non è così. Non è così perché il sommerso italiano esiste, esiste in tante forme. Noi conosciamo la punta dell'iceberg con i femminicidi, ma in realtà sia la violenza domestica che il mobbing sul mondo del lavoro che tante altre fragilità femminili sono presenti anche in Italia. Quindi non, non abbiamo concluso il nostro lavoro, anzi siamo proprio all'inizio per far emergere un sommerso che ci accompagna quotidianamente. E non so se sbaglio, però la Chiesa Cremonese un po' proprio, forse in quest'ottica, sì. ha voluto alcuni anni fa eh, una casa proprio dedicata alla donna, sotto diversi aspetti, aspetti cioè sì. quello dell'accoglienza, del sostegno delle fragilità. Ma anche credo dell'aiuto eh, dell all'integrazione, al lavoro, al, eh, all'inserimento sociale e poi anche un aspetto più culturale. Mi verrebbe dire, con una brutta parola, più alla normalità delle donne certo. eh, che ci sono sul nostro territorio e che possono trovare un luogo in cui anche valorizzare il loro femminile. Ecco. C'è questo tavolo rosa, cioè, raccontaci sì. un po' com'è la vita di questa casa. Allora, la casa delle donne, la casa di Nostra Signora di Viettore Sacchi, è conosciutissima Cremona. È stata fondata nel 1928 dalle Oblate, queste consacrate ma laiche che lavoravano nella società. Si accorsero che occorreva, pensate agli anni, eh, siamo gli anni 20 e gli anni 30, un posto di incontro per le donne anche donne non solo in difficoltà, ma che desiderassero uno scambio sulla società e su quello che stava accadendo. Il tavolo rosa nasce prima della riapertura e della ristrutturazione della casa e nello spirito del centro italiano femminile raccoglie tutte le componenti femminili di ispirazione cristiana. E ha presentato, elaborato un bellissimo progetto che si chiama Abitare, Educare, Lavorare. Abbiamo scelto tre verbi. Il progetto è stato poi finanziato dalla CARIPRO, dalla diocesi e gestito in prima persona naturalmente dalla Caritas e dai suoi operatori. Abitare. Offriamo ospitalità alla donna che deve venire via nella notte da casa con i bambini per violenza domestica e allora il Tribunale dei Minori in questo ci supporta come tutte le forze dell'ordine che seguono i casi. Ma ospitiamo anche, per esempio, le liutaie che vengono a Mondo Musica, perché il terzo piano della casa è offerto all'ospitalità delle donne in viaggio. Educare educare non soltanto le nostre ospiti che arrivano con difficoltà, ma anche le donne che vogliono incontrarci. Ci sono stati dei momenti prima della pandemia naturalmente molto significativi, ne cito soltanto tre: il pane e le rose, il progetto che ci accompagna dall'8 marzo a tutto questo mese particolare dedicato alla musica, al femminile, alla letteratura e alla poesia, con interventi di autrici, di violiniste, sono bellissimi incontri aperti a tutti poi abbiamo ospitato un convegno molto importante che è di antropologia culturale, dal titolo Curare con le parole. Sono venute da varie università italiane e ci siamo confrontate sul nostro supporto alla condizione femminile. E poi un altro dedicato all'assistente sociale degli enti locali contro la ludopatia al femminile, perché... Dedicarsi alle giovani è lo scopo primario, si chiamava la casa della giovane, della bella giovane, questa casa per le donne, ma ci sono anche molte anziane sole e in difficoltà e la ludopatia è un problema cremonese. Quindi tutto il discorso dell'universo femminile ci accompagna in questo nostro servizio. Un, naturalmente un target particolare nostro sono le donne che arrivano da altri paesi e devono affrontare la lingua italiana. Quindi ci sono corsi di lingua italiana, un'educazione civica mirata, che non è quella di stampo tradizionale, ma la conoscenza del paese che le ospita, e la cura dei loro figli attraverso un dopo scuola, che è quotidiano presso casa di Nostra Signora. Eh, speriamo che adesso, con la fine, speriamo, speriamo. <ride> che si possano riaprire le porte, perché esatto. è un luogo per la donna, ma non solo delle donne. Ecco, questo credo che sia eh, importante. Anche sì. per educare i giovani. Tutti. Uomini e donne, ecco appunto per evitare sì, sì, quella sì, sì. Eh, divisione numerica che non ha senso, dicevamo prima, eh, vedo il cronometro. Il tempo è già, è già finito, se n'è già andato tutto. Beh, quindi, tagliati pezzo, eh, no, mi, mi, mi fa piacere, ci siamo visti che, che ringraziarvi, grazie, davvero, Gloria, per essere stata con noi in collegamento a voi. Grazie. E grazie Maria Paola. E con te vogliamo anche ringraziare e salutare eh, tutte quelle Il che operano nel mondo femminile, eh, davvero la risorsa importante che la Chiesa, anche Cremonese, ha. Eh, chiudiamo così la nostra trasmissione, questa trasmissione un po' speciale in rosa in vista eh, della festa della donna. Me non resta che salutarvi, ringraziarvi eh, come sempre per averci seguito, dandovi appuntamento. Alla prossima settimana.